Ciao Mellum, benvenuto e ben ritornato qui sul mio canale. Io sono Stevie, l'aspirante elfo, e ti accolgo a braccia aperte nel mio mondo. Dopo il mio video sul Signore degli Anelli ho avuto un'irrefrenabile voglia di analizzare i vari personaggi, o meglio quello che secondo me il professore ha voluto comunicare tramite di loro e quello che quindi io ho avvertito, ho colto grazie ad essi. E per iniziare questo viaggio sono voluta partire dal personaggio di Frodo, perché comunque è il personaggio più criticato di tutti e quindi volevo far vedere Frodo sotto una chiave diversa. Tutti sappiamo che Frodo è un hobbit umile, semplice, che è curioso del mondo esterno, un sognatore di avventure e che all'inizio parrebbe essere un personaggio con cui è facile entrare in sintonia, con cui ci si può identificare. Ma nel corso della vicenda veniamo a scoprire che Frodo è destinato a diventare il portatore dell'anello e secondo me è proprio questo che impedisce alle persone di identificarsi pienamente con lui. È inimmaginabile il dolore a cui Frodo è soggetto costantemente tramite l'anello, perché sappiamo che l'anello esercita un terribile male interiore, ti distrugge l'animo, ti corrode da dentro. E quindi credo che la maggior parte delle affermazioni negative che vengono affibbiate a Frodo, il fatto di non essere considerato un eroe, il fatto di essere considerato un fallito, di non essere riuscito a compiere la sua missione e di non aver concluso un bel niente nel corso della vicenda, credo che siano legate principalmente a questo fatto, il fatto di non riuscire appieno a identificarsi con la sofferenza che Frodo è costretto a subire nel corso della storia. Noi sappiamo che Frodo e l'anello sono in una costante lotta dal momento in cui Frodo ne è diventato portatore. L'anello non fa altro che generargli pensieri negativi, non fa altro che generargli dubbi. Affrontando perennemente questa lotta interiore, capiamo che la mentalità di Frodo è instabile, soggetta a sbalzi di umore, di irritabilità, di violenza. Basta vedere come per esempio nel film dove Sam e Frodo discutono riguardo il Gollum, il più o meno perché lo devi trattare sempre così? Ma perché quello che è padron Frodo? Sì, ma tu non hai idea di cosa l'anello gli abbia fatto. Il fatto è che Frodo, così come non nulla, si arrabbi contro Sam, ci fa capire che non è intenzionalmente colpa sua. E il fatto è che poi 5 secondi dopo gli viene a dire: scusa Sam, non so perché l'ho detto, e poi dopo 5 secondi dopo ancora si arrabbia, si può capire che l'anello ha reso la sua mente instabile, come se gli stesse facendo credere di non potersi fidare di nessuno se non dell'anello stesso. Io sono l'unico di cui ti puoi fidare, cosa che invece non è. Cioè, queste sono soltanto mie supposizioni dei vari pensieri che possa generare l'anello su Frodo. E se si vuole vedere il rapporto di Frodo e dell'anello in chiave contemporanea, lo si può identificare con il tema della depressione. Frodo nel corso della sua avventura inizia ad avere il seme della depressione. Andando avanti col tempo, questo seme non fa altro che diventare sempre più grande, portandolo a una depressione maggiore e quindi creandogli una mentalità instabile. E questa mentalità non fa altro anche che influenzare anche il suo corpo. Infatti, come dice Sam, a stento mangiate, a malapena dormite, siete privo di energia.
E infatti nel film è molto chiaro perché a malapena si riesce a reggere in piedi, e soprattutto quando arriva a Montefato è molto più evidenziato che non riesce proprio più a stare in piedi e deve essere portato in spalla da Sam. E anche quando Frodo dice: non c'è velo tra me e l'oscuro Sire, mi è tutto buio, credo che sia un messaggio chiave e chiaro se vogliamo vedere l'anello come forma depressiva. Quindi Frodo continuando ad andare avanti e a cercare di lottare contro questi pensieri non fa altro che arrivare alla fine della sua missione a non avere più forza di continuare a lottare, perché questa forma di malvagità, che io ho voluto vederla in chiave depressiva, è arrivata talmente al culmine della forza dell'oscurità che inevitabilmente non ce la fa. Così come dice il professore nelle lettere, di cui ti porto il testo sotto, era scontato che Frodo fallisse una volta arrivato a destinazione, perché appunto l'anello era troppo forte. Può essere benissimo un chiaro esempio di una persona affetta dalla depressione che all'inizio cerca di tirare avanti, di andare avanti, di contrastare questi pensieri, per poi arrivare al culmine che vede tutto nero e dice: io non ce la faccio. E tramite il film che mostra bene questi passaggi del cerco di resistere, però comunque la mia mentalità è instabile, per poi arrivare: non vedo più niente oltre che il buio, è ben chiaro nel corso del film. Per questo credo che la gente faccia fatica a identificarsi in Frodo, perché una persona quando decide di andare a vedere un film o di leggere un libro non si aspetta che l'eroe fallisca o che comunque venga tentato o ceda alla tentazione del male. Cioè, io personalmente dico: vado a vedere un film per rifugiarmici e non pensare alle schifezze del mondo che mi circondano, perché il mondo fa già talmente tanto, tra virgolette, schifo, ha già talmente tante cose brutte, che non vado a vedere un film per poi ritrovarmici in un'altra cosa ancora più drammatica, o comunque che mi faccia vedere: guarda che il mondo fa schifo. Quindi è più normale che le persone vogliono vedere un eroe candido che rappresenti la luce più abbagliante che esista, e che la sua luce abbagliante sconfigga il male più assoluto, e quindi non ci può essere più oscurità. Anche perché, se ci fai caso, perché a me succede, ogni volta che vediamo questo tipo di eroe così valoroso, il nostro ego si ingigantisce, ci fa tipo venire voglia di: ora riesco a superare i miei ostacoli senza alcun dubbio, ce la faccio e posso emularlo. Quando poi però smettiamo di vedere il film e il nostro ego si sgonfia e torna alla realtà, non è tutto bianco e nero, è pieno di scala di grigi, e quindi ci accorgiamo che la realtà è ben diversa. Quando per esempio abbiamo l'impeto di affrontare i nostri problemi, di affrontare le nostre paure, siamo lì: adesso che ho visto eroe tal dettagli posso farcela. Poi però, quando dobbiamo davvero affrontare il problema in questione, il nostro ego si sgonfia e quindi ci rendiamo conto che non è tutto così facile. E credo che una volta atterrati poi nella realtà soffriamo ancora di più. Per questo che tipo ci piacciono tanto gli eroi candidi, gli eroi valorosi, gli eroi senza alcuna macchia, perché è quello che vorremmo essere, perché noi fuggiamo dalla nostra realtà e vogliamo che almeno in quell'ora, in quei minuti, possiamo cancellare tutta la roba brutta che abbiamo visto, in cui viviamo, per avere un po' più di speranza. E quindi, se vediamo degli eroi o dei personaggi come Frodo, cerchiamo di stargli alla larga più possibile, perché vogliamo rinnegare il fatto che comunque c'è già tanta roba brutta nel mondo,
non voglio identificarmi in quello, anche se sotto sotto, inconsciamente, sappiamo che è molto più veritiero che un eroe estremamente positivo. Comunque Frodo rimarrà sempre un eroe tragico, un eroe della vita di tutti i giorni con cui possiamo essere più in sintonia, perché la sua avventura può essere benissimo interpretata come la vita di tutti i giorni di ogni singolo essere umano, la mia, la tua. Lui affronta il suo viaggio con timore, paura, senza sapere cosa ne sarà di lui, ma comunque l'affronta, anche se trema dal terrore, anche se è insicuro e anche se il suo percorso è pieno di buio, lui comunque continua, va avanti, è coraggioso questo, ed è, come dicono tutti i coaching o come si chiamano, la persona coraggiosa è proprio quella che affronta le proprie paure. E Frodo affronta una paura che è enorme, la paura di... Io probabilmente sto andando incontro alla morte, non so neanche se tornerò mai più a casa, però l'affronto perché c'è qualcosa di molto più grande di me che vale la pena custodire. E questo suo atteggiamento del fatto di essere coraggioso in questo, tra virgolette, modo, noi lo viviamo ogni giorno, andiamo avanti più di inerzia, anche se non sappiamo cosa ci attenderà il futuro, e quando prendiamo delle decisioni molto importanti e molto grandi, abbiamo il terrore di magari aver fatto un posto più grande della nostra gamba, del fatto che magari sia una cosa più grande di noi, ma comunque se sappiamo che è la cosa giusta da fare, continuiamo affrontando le nostre paure più grandi, ovvero di essere molto più piccoli rispetto a quello che ci siamo prefissati di fare. Ed è quello che è successo a Frodo. Frodo ha iniziato la sua avventura, si è preso carico di una missione molto più grande di lui ed è terrorizzato della cosa, però comunque va avanti con la speranza di un mondo migliore, con la speranza di fare qualcosa di buono, e noi andiamo avanti con la speranza che magari in un futuro potremo ottenere qualcosa di migliore e di buono. E questo è quello che ho capito di Frodo, che è un personaggio psicologico e introspettivo, pieno di dualismo, di conflitti interiori, un personaggio che affronta perennemente, costantemente una lotta interiore contro i suoi demoni e che comunque nel corso della sua vicenda cerca di fare del suo meglio, anche se comunque gli riesce difficile proprio appunto per la sua lotta. E secondo me possiamo vederlo bene tutte le volte che Frodo cerca di tutte le volte che Frodo mostra pietà nei confronti di Gollum, perché secondo me se Frodo avesse ceduto ai suggerimenti di Sam, che diceva sbarazziamocene, non ci serve a niente, è infimo, e che sicuramente anche l'anello gli avrà ripetuto nella sua testa sbarazzatene, non ti serve una ben amata mazza, ma appunto il fatto di aver avuto pietà di Gollum ha fatto sì che Frodo resistesse maggiormente all'anello, perché sicuramente se avesse ceduto a un atto così crudele, così brutale, probabilmente l'animo di Frodo si sarebbe corrotto prima. E questo è quello che ho capito tramite la visione del film molto ripetuta e la lettura molto ripetuta del libro, e anche soprattutto aver letto questo libro, Le lettere di Tolkien, di cui prima ti accennavo. In caso in cui tu fossi uno di quelli che critica Frodo, mannaggia te, non sentirti assolutamente offeso, anzi fammi sapere la tua opinione, e spero però comunque di essere riuscita a trasmetterti quello che lui ha comunicato a me, e in caso fammi sapere cosa ne pensi, perché sono molto molto curiosa. Con Frodo è tutto per oggi. Se vuoi rimanere aggiornato per le altre analisi dei personaggi, ti invito a iscriverti al canale, così da rimanere sempre aggiornato. E se ti va, ci vediamo venerdì prossimo con un nuovo video. E io ti auguro una magica ed elfica serata. Ciao, Mellon!